Ronaldo firmerà con Al Nassr Arabia Saudita fino al 2030. Cristiano Ronaldo vicinissimo all'Al Nassr. Lo rivela Marca. Il portoghese è pronto a firmare per 2 anni e mezzo per la squadra saudita. La società questa volta non ha negato, dunque l'accordo potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Una volta che CR7 avrà deciso di andare a Riyadh per mettere nero su bianco l'ultimo contratto della sua vita calcistica. Ronaldo, addio ai campionati dell'Elite. Ronaldo non firmerà solo un contratto da giocatore, ma qualcosa in più. Quando smetterà di giocare, infatti, vestirà i panni di ambasciatore dell'Arabia Saudita. Fino al 2030, per fare da uomo immagine e sponsorizzare la candidatura del paese a ospitare i mondiali del 2030. Insieme a Egitto e Grecia. Le ultime 2 settimane, per CR7, sono state di profonda meditazione. Tanto che ha chiesto un margine di tempo prima di firmare dopo l'addio al Manchester United. Adesso, però, l'arrivo in Arabia è previsto da un momento all'altro. All'inizio di questa settimana. L'Al Nassr ha trovato anche l'accordo legale per far firmare un calciatore che segnerà un prima e un dopo nel paese arabo e in tutta l'area. L'Al Nassr, per potersi permettere il portoghese, lascerà partire 3 giocatori. Ronaldo dovrebbe percepire 200 milioni di euro a stagione per il suo periodo da calciatore. Cifra che aumenterà quando il giocatore diventerà ambasciatore dei mondiali 2030. CR7 lascia dunque l'Europa e i campionati d'élite. Non ha più trovato posto nei grandi club e ha deciso di pensare al portafoglio. Virgola.